Ciao amici montanari, oggi ciaspolata sul Monte Val. Per ora in realtà le ciaspole sono ancora attaccate allo zaino, non so se si vede, perché di neve qui ce n'è poca, quella poca che c'è è molto molto compatta e quindi per ora niente ciaspole. Vediamo se continua così, altrimenti il titolo del video sarà la non ciaspolata sul Monte Val. Partenza da località Palui, scendendo da Passo Staulanza verso Selva di Cadore, sulla destra c'è un'area picnic e poco dopo una strada che parte, lì si lascia l'auto e si imbocca. Il sentiero, se non ricordo male, è il 466, se lo sbaglio vi lascio, ve lo scrivo qui da qualche parte. E niente, noi ci vediamo più avanti, intanto vi lascio alla sigla. A dopo montanari! Eccoci amici montanari, allora arrivando da Palui si segue inizialmente una strada forestale molto molto comoda. Oggi la neve è veramente molto battuta e ghiacciata, fino a qui non ho neanche indossato le ciaspole, e si arriva, superato un ponte molto grosso ed evidente, a questo cartello che indica appunto, vediamo se riesco a farlo vedere, che indica appunto il 466 e il Monte Val. Ora qui presumo che, vista la neve, indosserò le ciaspole e noi ci vediamo più avanti. Cosa vuoi rispondere a quelle persone che ti dicono: ma chi te lo fa fare di fare tutta quella fatica, di alzarti così presto al mattino? Beh, direi che i panorami parlano da soli. Fantastico, veramente fantastico. Eccoci amici montanari, io sono arrivato a Monte Val de Sora. La meta di oggi doveva essere la cima del Monte Val, ma penso proprio che dovrò rinunciare, causa una caviglia che mi fa un po' male e il fatto che ho perso molto tempo a causa di un errore mio. Ho sbagliato sentiero, o meglio, ho proprio mancato il sentiero a un certo punto, perché la neve aveva coperto tutto, aveva coperto i segni, non era passato nessuno, e quindi mi sono un attimino non perso, però ho deviato molto per un pendio anche molto molto impegnativo. E poi, guardando la traccia GPS, mi sono reso conto di essere fuori e per fortuna sono riuscito a rientrare sul sentiero, ma mi devo fermare qui. Adesso mangio qualcosa e poi torno giù. Che dire di questa escursione? Veramente molto bella, i posti sono fantastici. Adesso vi lascio, prima della scheda tecnica, a qualche panorama, perché qui è veramente strepitoso. La giornata di oggi è incredibile, non c'è quasi neanche una nuvola in cielo e si sta veramente veramente bene. Bene montanari, noi ci sentiamo più tardi per i saluti finali e niente, buona montagna.
Eccoci amici montanari, vi voglio raccontare una cosa. Sono appena tornato sulla strada bianca che adesso pian pianino mi riporterà all'auto. Ma anche se forse non ci faccio una gran bella figura, vi voglio raccontare quello che è appena accaduto. Sono caduto in un punto anche un po' pericoloso. Sono caduto, ho fatto uno scivolone di svariati metri e per poco non mi sono fatto male. Veramente male. Sono riuscito un po' per una botta di culo, un po' perché sono un po' mantenuto la calma e sono riuscito un po' ad deviare la scivolata, ad evitare degli alberi a cui stavo andando addosso con la testa, perché ovviamente il peso dello zaino quando scivoli su un pendio ripido ti porta giù e quindi ti ritrovi a scivolare all'indietro con la testa verso il basso e questo è pericolosissimo. Questo è successo perché primo sono un deficiente, secondo ho avuto un po' di sfortuna. Sono un deficiente perché non ho tenuto in considerazione il terreno, non ho valutato bene quelli che erano i pendii, non ho valutato bene la neve e non ho valutato bene il fatto che nel pomeriggio, quando c'è questo sole così forte, la neve tende a sciogliersi un po', quindi se all'andata magari l'hai trovata bella dura che ti teneva, che con il rampuncino della ciaspola riesci a far presa, al ritorno questa diventa scivolosissima. Ecco da quello che è successo, ho messo male un piede e basta, quando mi sono trovato con il culo per terra, poi la gravità ha fatto il resto e mi ha portato giù, avrò fatto una trentina di metri di scivolata. Sono stato molto fortunato perché non mi sono fatto male e perché c'era un signore lì che mi è venuto ad aiutare, anche se appunto non mi ero fatto niente, si è preoccupato, è venuto lì, mi ha aiutato a recuperare il bastoncino che avevo perso anche gli occhiali da sole e me li ha ritrovati. Insomma, un grazie infinite a questa buon'anima che spero vedrà questo video, non lo so, chi lo sa. Dopo ha preso un'altra strada, mi sarebbe piaciuto offrirgli una birra, ma non è stato possibile. Questo perché ve lo sto dicendo? Ve lo sto dicendo perché la montagna, ancora una volta, mi ha ricordato che non perdona. Una brevissima interruzione. Proprio per questo motivo non metterò sul sito di Orme Montane la scheda di questa escursione e la relativa traccia GPS, proprio per evitare che qualcuno vada a farsi male, come ho rischiato di farmi male io andando fuori traccia, andando fuori pista. Ora vi rilascio al video e noi ci vediamo alla prossima escursione. Ciao montanari! Quindi, sempre testa sulle spalle, sempre valutare ogni singolo passo che si fa e sempre... sì, non strafare, non esagerare. Ora, detto ciò, ho fatto anche un mea culpa e, prendo e torno alla macchina pian pianino. Qua adesso la strada è una strada bianca, quindi casomai ci vediamo dopo per i saluti. Adesso vi lascio la scheda tecnica. Cartografia di riferimento per questa escursione è la 025 della Tabacco. Si parcheggia l'auto poco dopo l'area picnic Palui lungo la strada che scende da Passo Staulanza verso Selva di Cadore. Da qui si imbocca il sentiero 466 che per il primo tratto ricalca una strada forestale. Subito dopo il ponte, in corrispondenza della stazione di monitoraggio dell'ARPAV, il sentiero si stacca sulla destra ben segnalato dai cartelli. Da qui la traccia inizia a salire, passando per Casera Mondeval de Sot e diventando sempre più ripida e a tratti impegnativa, porta alla piana del Mondeval. La salita è consigliata solo a persone esperte e va comunque posta molta attenzione allo stato del manto nevoso. Per la discesa, da interpretare comunque con molta cautela, si segue la stessa traccia dell'andata. Il video finisce qui, ormai sono arrivato all'auto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento qui sotto, condividete questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita. Io vi lascio qui alla mia sinistra un paio di video che potrebbero interessarvi e qui sotto alla mia destra il pulsantino per iscrivervi al canale. Come sempre, buona montagna a tutti e noi ci vediamo al prossimo video ogni 2 settimane sul canale alle 12 di sabato. Ciao montanari!